Quindi, andando con ordine, 8 anni inizio a cantare, a 10 anni faccio il provino per un programma televisivo, cioè no, partecipo proprio a un programma, ovviamente ho fatto un provino, su Canale 5. Questo programma si chiamava Canzoni sotto l'albero, era un piccolo spettacolo di bambini, il più grande aveva 12 anni, quindi insomma veramente bambini. Si cantavano le canzoni Disney e andava in onda il giorno di Natale, proprio il 25 dicembre del 2000. Lì mi classifico terzo. Poi vabbè, a 11 anni inizio a fare piano bar, lungo e largo, su e giù. E a 12 anni mando i miei genitori mi registrano e mandano una VHS. Chi si ricorda delle VHS? Vabbè, adesso ci sono i DVD. DVD. Vabbè, insomma, mandano una VHS piena di canzoni live registrate in cameretta, dove per il provino di Bravo Bravissimo. Vengo contattato e mi fissano un provino, perché prima bisognava andare a videocassetta, poi se andava bene a videocassetta ti convocavano a Milano a fare il provino dal vivo. Invece mi chiamano, mi fissano il provino a Milano, qualche giorno dopo mi annullano il provino e dice: guarda, ci avete mandato 200 canzoni, per noi è dentro, quindi venite direttamente a Novara, insomma, e dovete, il bambino canterà un brano di Alex Baroni, che era presente nel provino. Il brano si chiama Cambiare, e con questo brano vinco Bravo Bravissimo, inaspettatamente, perché là c'erano, insomma, e devo dire che insomma c'erano veramente bravissimi bambini. All'epoca Bravo Bravissimo è iniziato con, come programma dove ci andavano anche ballerini, pianisti. L'anno mio, grazie Demo, grazie. Abbiamo anche un applauso a Pino Perris. No, però mi piaceva. E insomma, qui dicevo, l'anno mio eravamo solo cantanti e questa non la posso raccontare, che se poi va in onda, cioè se va in video, vabbè, la racconto. C'era un ragazzo che come me, no, c'era un ragazzo che diceva, all'epoca si vinceva un chilo d'oro, cioè si vincevano 10.000 euro in gettoni d'oro, vabbè, tassati, tra una cosa e l'altra era un chilo d'oro. E quindi mi ricordo c'era un ragazzo toscano che diceva: io ho i soldi della vincita, me compro un pianoforte a mezza coda. Se l'hai comprato verticale poi. Io invece ho comprato pianoforte a coda. No, vabbè, scherzo. Ovviamente, cioè non scherzo, ha detto veramente sta cosa. Però mi ricordo una cosa molto carina, perché arrivò per la finale la sua maestra di canto. Arrivò la sua, che era tipo la Cananà, più o meno. E gli disse: c'era magra e bionda. No, era bella, insomma, no, bella importante. E gli disse: mi raccomando, gli dice: guarda, non ti illudere troppo, perché è pericoloso. Diceva al suo allievo che io ero pericoloso, e aveva ragione. Io direi di fare Cambiare in un acoustic, in un choral acoustic, ok? Ti nasconderai dentro i sogni miei, ma io non dormirò, mi dovrà passare. E quanti amori avrai? Che cosa gli dirai? E quanto anche di me?
fianco.